Sanremo 2023, manca pochissimo e la macchina dell'Ariston è pronta a partire. Ascolti, spot, coinvolgimento social, negli ultimi anni la corazzata Sanremo ha battuto tutti i record. La sfida dell'Amadeus Quater, al via il 7 febbraio, è replicare o superare il bottino storico del 2022, con un ascolto medio da 11.265.000 spettatori, pari al 58,4% di share, oltre 88 milioni di video on demand e 33,6 milioni di interazioni social. E una raccolta pubblicitaria da 42 milioni di euro, gli spot Rai Pubblicità si frega già le mani. I conti si fanno alla fine. Ma si prevede, visto anche l'aumento del 28% del listino medio per la tabellare, che il Festival di Sanremo faccia il pieno di spot, con 50 milioni di euro. Siamo sulla buona strada, ha detto la Giampaolo Tagliavia, confermando le stime del Sole 24 Ore. Gli ascolti sul fronte ascolti, lo show più seguito dell'anno ha ormai un impatto allargato nel tempo. Accanto agli Addicted pronti alla sbornia di 1000 minuti di diretta, l'anno scorso la durata media delle serate fu di 237 minuti, Sanremo è sempre più seguito anche su Rai Play. Soltanto la finale spiega Francesco Siliato, data analyst del settore e partner di studio Frasi, lo scorso anno generò 7.800.000 click. In totale il Festival 2022 ha raggiunto 644.000 ore di visione complessive, per 14 minuti di media, che è un dato molto alto. Notevole è anche il peso della coesione sociale, cioè la somiglianza tra il pubblico di una trasmissione TV e l'intera popolazione. L'anno scorso, ricorda Siliato, la finale raggiunse il 90,85%. Bisognerà valutare l'eventuale impatto della protesta contro la presenza di Zelensky. Dal punto di vista tecnico, aggiunge, ci sono altre due novità da tener presente. A gennaio il non riconosciuto da Auditel, cioè il numero delle persone che non hanno guardato la TV in diretta, ha sfiorato i 2 milioni e il 21% della platea. Una parte di queste tornerà sicuramente per seguire l'evento Sanremo. E poi c'è il fattore Mediaset, che quest'anno non disarma il palinsesto, confermando in particolare C'è posta per te, unico show che supera i 4 milioni, il sabato sera. Lo studio Frasi ha stimato che a gennaio il target dinamico, cioè le persone che hanno seguito la finale di Sanremo 2022, seguita nel complesso da 13,3 milioni di spettatori, e il mese scorso hanno guardato lo show di Maria De Filippi, corrisponda a 2,7 milioni. Se anche tutti questi spettatori sabato prossimo scegliessero comunque Canale 5, la finale del festival supererebbe in ogni caso i 10 milioni. I social numeri alla mano, l'edizione 2023 si avvia a diventare la più social di sempre. Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che il direttore artistico ha voluto accanto a sé per la prima e l'ultima serata, può contare su 28,5 milioni di follower solo su Instagram. Tra gli artisti, Marco Mengoni sfiora i 5,9 milioni di follower sui social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, ultimo è a quota 4,8 milioni, Elodie poco più di 4 milioni e mezzo. E poi i Moda, 3,2 milioni, Giorgia, 2,7 milioni, Lazza, 1,9 milioni, Levante, 1,6 milioni, Madame, 1,5 milioni. E Articolo 31 e Ilunga Axe toccano i 7,7 milioni. Anche se seguaci non vuol dire in automatico voti, è chiaro che i social media avranno un ruolo centrale. La società di strategia e marketing digitale The Rev, che monitora l'efficacia della comunicazione social in base a numero di follower, interazioni e post, mette in testa ultimo, con un engagement medio dell'1,22%, rafforzato dalla presenza di Eros Ramazzotti nella serata duetti.
7,6 milioni di fan online, la maggior parte su Facebook, al secondo posto Mengoni, al terzo Lazza con un engagement dell'1,62% e la speranza che Emma, 12 milioni di fan, sua partner nelle cover, lo spalleggi online. Rispetto al 2022 è cresciuto soprattutto il peso di TikTok. L'anno scorso la maggior parte degli artisti non c'era, quest'anno ci sono tutti, e qualcuno fanno notare dalla The Rev con engagement non da poco. Lo stesso festival è sbarcato sulla piattaforma. A gennaio i follower sono aumentati rapidamente, con picchi di engagement del 45%. LA Musica Sanremo è un affare anche per il mercato discografico. Con Amadeus al comando, il peso del festival sul fatturato annuo delle case discografiche secondo le stime della FIMI è passato dall'1,5% circa al 2,5% del 2022. L'anno scorso i brani del festival hanno superato gli 880 milioni di stream, più 4,8% rispetto al 2021, dal 2013 al 2022 il numero dei dischi di platino raggiunti dai singoli in gara è cresciuto del 357%. Quest'anno, poi, il cast è all-star. Il numero dei platini detenuti dagli artisti cresce del 21%, dai 280 del 2022 ai 340 del 2023. Sanremo 2023, Tananai e il bis al festival dopo le stecche. Quest'anno svolto o finisco seppellito, Francesca Fagnani, Mentana a Sanremo? Rimane a condurre il TG. A casa con lui è lotta continua.